Cari codisti, siamo ormai alla sera di lunedì. Di più a spostarti, dice che lo fai. Romain ha appena dato i consigli. Non lo fai. A Valeri? Non lo fai. Franco sta traducendo. Quando lo fai, tieni una traiettoria molto più bassa e molto più pulita. Quando lo fai meno, vai un pochettino in giro. Devi non preoccuparti, Daniele, di fare la velocità. Preoccupati di mettere a posto le cosettine, capito? Praticamente sì, Romana sta consigliando a Valeri di muoversi maggiormente sul mezzo, indirizzando verso una traiettoria, senza preoccuparsi dell'essere veloce in curva, perché la tecnica è importante. Poi chiaramente, seguendo i dogmi tecnici, il pilota poi troverà da solo la migliore soluzione per se stesso, ma è importante che in questo caso quando si fanno l'accademia e i corsi, i piloti si attengono a quella che è la tecnica pura e che poi evolvano loro con i loro allenamenti la migliore soluzione, il miglior compromesso tra quello che è consigliato la tecnica pura e le proprie attitudini di guida. Infatti guardando Daniele Valeri vincere e guidare nell'italiano qual cross, la cosa che traspariva di più è che era il pilota che si spostava di meno sul mezzo. Romain gli ha consigliato invece di spostarsi maggiormente in modo da indirizzarlo verso una maggiore leggiadria del corpo e un maggiore utilizzo del corpo per indirizzare il quad nella traiettoria migliore, per fare meno strada e per uscire più forte. Vediamo che Suzuki LTZ ha avuto un problema, un ammortizzatore di sterzo, e adesso stanno provvedendo alla reinstallazione dell'ammortizzatore di sterzo e all'eliminazione dello stesso. Signori, da codisti.it, dal Fero, dall'Accademia di Roma, ancora per il primo giorno, è tutto. A tra poco con i giovani piloti, Mattia, Paolo Galizzi, Daniele Valeri, il piccolo Venturino. Ragazzi, una comitiva di... sono dei pazzi. Un saluto dal Fero.